Amici, come state? Allora, oggi vi faccio un video dove si parla di estate e quindi di cosa ci portiamo in spiaggia se andiamo via qualche giorno. Ho preparato per voi la mia borsa mare e adesso vi voglio mostrare cosa metto al suo interno quando appunto devo andare in spiaggia. Ve la mostro subito. Allora, è bella grande perché, come ben sapete, ormai mi conoscete, nella borsa normale con la quale esco tutti i giorni per fare le mie commissioni, metto dentro il mondo. Figuriamoci nella borsa mare, dove devo avere tutto a portata di mano, tutto quello che mi serve. Quindi è una borsa molto grande, ve la faccio vedere meglio. Vi anticipo che è una borsa mare, appunto, scusate se continuo a ripetermi, molto particolare perché ha una fantasia a maioliche che io adoro, mi ricorda i paesi del meridione e quindi mi piace tantissimo anche per i colori. E ve la faccio vedere. È in tessuto impermeabile. L'anno scorso, se vi ricordate, avevo quella con dei pesci, ce l'ho ancora, però a me piace cambiare, quindi quest'anno, se andrò via qualche giorno, perché non ho ancora deciso, voglio portarmi questa. Interna, non ve l'ho detto, molto piccolina e basta. Per il resto non ha più tasche, è tutta libera, è grandissima. Tanto per cominciare, prima cosa, il telo mare. Che ho dentro questo sacchettino, però vi dico la verità, il telo mare che mi porto non è questo, ma bensì il mio personale di spugna molto grande, la quale era raffigurato Betty Boop, uno dei miei personaggi preferiti. Però siccome ce l'ho in cantina, non potevo scendere a prenderlo. Questo video è improvvisato, avevo un ritaglio di tempo e ho pensato appunto di farvi questo video. E quindi per farvi vedere che comunque ho anche il telo mare, ho preso uno che avevo già in casa ed è questo. Comunque il telo mare è la base, insomma, tutti dobbiamo averlo e portarcelo in spiaggia. Poi, vediamo un po' cosa c'è all'interno di questa pochette. Paradise. I colori mi ricordano l'estate, il mare. Fazzolettini di carta possono sempre servire, non devono mai mancare. Poi, cosa abbiamo qui? Un rotolo di carta igienica tascabile. Questo è un rotolo di carta igienica da viaggio, in realtà si porta in borsa quando si fanno i viaggi lunghi, magari ci si ferma all'autogrill per lavarsi le mani o fare altre cose, insomma. E io evito sempre di fermarmi se non ho bisogno, ma per una necessità urgente. Comunque questo rotolino è piccolino, non ha il cartone all'interno, ma è tutto arrotolato, quindi equivale a un rotolo vero di carta igienica ed è tascabile, però si può portare anche in spiaggia comunque. Altra cosa, salviettine umidificate, che io mi porto sempre dietro perché innanzitutto rinfrescano, magari ho caldo e me ne passo una sul viso e poi perché magari rimane della sabbia attaccata al corpo dopo che abbiamo messo la crema solare, e quindi con una salviettina si fa presto a tirarla via. Io mi porto queste perché sono piccoline e facili, appunto, non occupano tanto spazio e stanno bene all'interno di questo pochette. Li metto a posto.
vi faccio vedere altre cose. Dunque, questa è un'altra, diciamo, non so come definirla, non pochette, ma astuccio grande con tantissime tasche, a parte la tasca centrale, che vabbè, io l'ho messo nella borsa mare, però solitamente lo tengo in camera quando vado in albergo, in modo da mettere all'interno tutti i prodotti che mi servono per l'igiene personale, come il dentifricio, lo spazzolino, il sapone e quant'altro, insomma, robe personali. E qui ho messo un'acqua solare. Di cui non posso fare a meno perché io soffro molto il caldo. Quando ero più giovane riuscivo a stare ore e ore e ore sotto al sole, adesso non riesco a stare neanche all'ombra quando fa troppo caldo, quindi devo sempre avere dell'acqua appunto profumata che mi rinfresca ogni tanto. Quest'anno ho scelto questa, è la prima che ho acquistato, comunque una non mi basta, se vado via più giorni vedremo, vedremo, per ora ho questa. La marca è Delis Soler, acqua solare abbronzante, Beach Party, e il profumo è di zenzero e vodka. Non so se riuscite a vedere qui, sono delle acque profumate in varie profumazioni che ho preso da acqua e sapone. Adesso ho scelto questa e la voglio provare se mi piace il profumo. Poi proverò anche le altre. Carina anche la confezione, ricorda l'estate, arancio, verde, insomma, bella, non vedo l'ora di provarla. Poi all'interno di questa pochette ho messo anche cose che non devono mai mancare, che sono la crema solare e il doposole. Dunque, questa è una protezione media 20, perché io sono olivastra di carnagione, quindi sono già abbastanza scura, e questo è un latte protettivo idratante tripla azione uva UVB IR, effetto invisibile resistente all'acqua, formula nuova. E niente, solitamente metto la protezione 20. Poi qui ho una lozione dopo sole rinfresca idrata assorbimento rapido marca Bottega Verde Sol Eligriso. Io non mi scotto perché comunque, come vi ho detto, sto all'ombra, però magari capita che entro in acqua e avendo freddo, poi perché io soffro anche molto il freddo, fuori dall'acqua capita che magari sto al sole quella mezz'ora per asciugarmi e lì può capitare che mi scotto, e quindi il doposole ci vuole per forza. Mettiamo come dentro, e sì, la formula è bianca, vedete? Profumatissimo e anche rinfrescante, perché quando lo applico sulla pelle sento quella freschezza, a parte il profumo meraviglioso. E quindi crema solare e dopo sole non devono mai mancare. Poi allora, una cosa molto importante che a volte non si pensa, ma è utile secondo me, perché mi è capitato più volte di ferirmi magari i piedi in spiaggia per qualche sassolino o qualcosa e non avere dietro l'acqua ossigenata. Ai. E allora più che sciacquarlo sotto l'acqua non potevo fare, però è sempre meglio disinfettare. Primo per far uscire i corpi estranei che sono entrati nella ferita e dopo comunque per avere una maggior sicurezza che non entrino altri granelli di sabbia o corpi esterni all'interno appunto della ferita. Quindi acqua ossigenata, e ovviamente non mi porto il bottiglione in pieno perché è pesante, ma lo metto in un flaconcino piccolino e lo tengo nella borsa mare. Dovessi farmi male, speriamo di no, però mi è capitato spesse volte in spiaggia, quindi disinfetto subito la ferita e sono anche più tranquilla. E questo era quello che avevo qui dentro. Poi vediamo un po' cosa c'è ancora.
Guardate, un piccolo portamonete, questo è troppo carino, a forma di testa di gatto, adoro. E niente, qua tengo magari le monete, i soldi in carta, se devo fare un salto al bar mentre sono in spiaggia, e ce li ho divisi dal resto delle altre cose. Tra l'altro è carinissimo, guardate com'è foderato dentro, con tutti questi fiorellini piccoli, bello. E quindi magari devo fare un salto al bar, prendo questo portafoglio e non mi porto dietro tutta la borsa. Poi c'è un po' di roba. Astuccetto fatto da me, non so se ve l'avevo fatto vedere, no. Beh, per fare questo ho ritagliato un vecchio jeans, gli ho messo una cerniera, tutto cucito a mano, e poi qui sul davanti ho applicato degli strass, quelli che solitamente vi faccio vedere che uso per fare i miei lavoretti a forma di elefantino, e ho fatto questo portacuffiette. Poi magari vi farò un video a parte dove vi mostro le cose che ho creato. Eccole qua. Qui tengo le cuffiette per ascoltare la musica o ascoltare i video mentre sono sdraiata sul lettino in spiaggia. E appunto in questo astuccetto ho deciso di mettere all'interno le cuffiette. Come vedete io ho tutto ben diviso, perché così non si mischiano le cose all'interno della borsa e le trovo più facilmente. So che magari qui ho le cuffiette, in quello col gattino ho le monete e non perdo troppo tempo, diciamo. Un altro astuccetto, sempre con colori molto molto estivi. Disinfettante, la mucchina costa il doppio di un normale disinfettante piccolino, però vi assicuro che ha un'azione molto molto potente. Adesso non voglio fare pubblicità alla mucchina, ma ve lo dico per voi perché tante volte uno non ci fa caso. Disinfettante mani, elimina fino al 99,9% di batteri, funghi e virus, agisce rapidamente e si utilizza senza acqua. Ecco, io questi ce li ho seminati da tutte le parti, in casa, in macchina, nella mia borsa, nella borsa madre, insomma, dappertutto. E li trovo molto molto bene. Tra l'altro questo, appunto, visto che si tratta di andare al mare, elimina funghi e virus, meglio ancora. E questo non deve mai mancare. Cosa ho qua dentro? Il mio mitico amico mollettone, che non deve mai mancare, perché io quando vado in spiaggia leggo sempre i capelli perché mi danno fastidio, e quindi non posso fare a meno del mollettone oppure di un bel elastico grosso. Ok. Poi vediamo cos'altro ho. L'immancabile rivista linguistica, è una mia passione da quando sono piccolissima, fare cruciverba, e quindi non può mancare assolutamente. Io quando mi stavo sul lettino in spiaggia devo avere il mio cruciverba da fare assolutamente. Guardate che bello, io adoro questi schemi giganti. E per non stare sempre al telefono, insomma, concentrare la vista sempre sul telefonino, staccarmi un attimo dai social, a parte che non ci sto tanto, comunque magari dai giochini del telefono. Adoro, adoro il cruciverba. E quindi anche il cruciverba è un mio amico fedelissimo. Poi io ho un piccolo astuccino. Questo l'avevo preso da Tiger l'anno scorso, forse ve l'avevo già fatto vedere, ma è comodissimo per tenere all'interno le penne. Appunto,
la penna per fare il cruciverba, poi il pennino touch per il mio telefono che non può mai mancare, di cui non riesco più a fare a meno. Ne ho tanti, dopo che mi è stato regalato il primo non ho più potuto farne a meno, quindi ne ho anche questi seminati in casa, in macchina, in borsa, da tutte le parti. Quindi anche l'astuccetto con le penne. Allora, ultima cosa che vi faccio vedere è il gioco del momento, il Pop-It. Io non so se lo conoscete, praticamente ne sono tantissimi in giro e sono questi giochini. Allora, questo è rigido con le palline in gomma, però di solito sono fatti tutti in silicone morbidi. Li ho anche così, ma adesso non ce li avevo sotto mano. E ho trovato, penso di portarmi questo perché si tiene meglio in mano e poi si possono schiacciare meglio le palline, vedete? È un antistress. Adesso ce ne sono in circolazione veramente di tantissime forme e colori. Bisogna solamente schiacciare le palline. Ne acquisterò altri e li faccio vedere, magari facendovi un video. Ecco, bisogna schiacciarli da una parte. È veramente uno spasso e quindi penso di portarmelo in spiaggia e passare un po' il tempo quando non faccio il cruciverba. E questo è quanto, amici. Basta, mi sa che la borsa è vuota, ma sicuramente se andrò via aggiungerò ancora qualcosa. Allora, io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi portate qualcos'altro, così mi date qualche idea, magari dimentico qualcosa. E come sapete devo avere tutto a portata di mano. Quindi se voi mettete anche altro, non ho messo dentro gli occhiali da sole, ovviamente mi porto anche quelli perché con gli occhi chiari non riesco a tenere molto gli occhi aperti se non ho una protezione davanti, e quindi gli occhiali da sole non devono mai mancare. Io spero che la mia borsa vi sia piaciuta. Sembrerà una fantasia un po' antica, un po' da vecchia, avete ragione, però io amando le maioliche, non importa. E niente, amici, vi ringrazio per avermi seguito ancora una volta, vi mando un abbraccio grandissimo e a presto, ciao.